Bentrovati, ecco la rassegna stampa di giovedì 14 dicembre. Cominciamo subito con le notizie di oggi che spaziano veramente parecchio. Cominciamo subito con un tema molto dibattuto a scuola, ma non solo, anche in famiglia. Cioè, in questo caso è il Corriere della Sera e si dice il dilemma dei compiti a casa. Tra noi e gli altri, chi studia di più? Allora, gli studi italiani, dice, ricorda l'articolo, studiano il triplo dei finlandesi, ma vanno molto peggio nei test PISA. I compiti servono, ma nella giusta quantità e non ai bambini delle elementari che fanno il tempo pieno, ma soprattutto accentuano le differenze tra i ricchi e i poveri. Questo è più o meno l'indice dell'articolo. Il confronto è sempre con le scuole finlandesi. Ricordiamoci sempre però la Finlandia ha 6 milioni di abitanti e noi 60 milioni. L'ordine di grandezza è 10 volte superiore, l'idea di poter trasportare l'esperimento finlandese, sempre che sia dire, così di successo, mi sembra abbastanza poco praticabile. Allora, l'obiezione più comune è che un problema se ci deve essere se i quindicenni italiani fanno il triplo, 9 ore alla settimana, dei compiti dei ragazzi finlandesi, dai quali vengono surclassati nei test PISA. In Finlandia si studia a casa per una mezz'oretta al giorno, salvo negli ultimi 2 anni di superiori, quando i compiti fanno parte del programma. Ma è pur vero che gli studenti più bravi al mondo, cioè i cinesi di Shanghai, sono anche più sgobboni, 17 ore alla settimana di compiti a casa. E quindi studiare serve, ma in generale i risultati dei ragazzi dipendono molto di più dalla qualità dell'offerta formativa e della preparazione dei docenti che dalla mole dei compiti. Un'ora in più che sui libri vale in media 5 punti in più nei test di matematica. In Italia addirittura il triplo, 15 punti. Il che vuol dire che con 2 ore di studio in più alla settimana si assiste a un miglioramento del rendimento scolastico equivalente a 9 mesi di lezione in classe. Tuttavia, il beneficio dello studio a casa tende a diminuire se l'impegno giornaliero supera i 60 minuti, e questo lo sostengono gli analisti dell'Ocse. Il massimo rendimento si ottiene con 4 ore alla settimana, poi si comincia a calare. Oltre un certo numero di ore, il miglioramento dovuto al lavoro pomeridiano diventa impercettibile. Quindi, di fatto, una cosa che ci viene detta è che è chiaro che i compiti a casa dipendono moltissimo dalla qualità dell'insegnamento in aula. Non solo, ma servono, ma aumentano la forbice tra i ricchi e i poveri. Andiamo a vedere perché, almeno speriamo di capire perché. Non va dimenticato, ricorda l'articolo, che i compiti hanno una grande controindicazione nei sistemi scolastici, accentuano la disuguaglianza tra ricchi e poveri e dunque diventano discriminatori. Un argomento cavalcato con forza dal presidente francese François Hollande nei primi mesi all'Eliseo, quando, richiamandosi a una vecchia normativa repubblicana, aveva proposto di vietare i compiti almeno all'elementare in nome dell'egalité. E fu anche uno dei suoi primi falsi falsi, visto che i francesi si ribellarono a quell'eventualità. Giù le mani dai compiti a casa, gli mandarono a dire soprattutto i giovani e i laureati. I compiti si devono fare ora e sempre, soprattutto alle superiori. Continuiamo ad alleggerire la scuola da ogni fatica, dice la scrittrice Paola Mastrocola, professoressa di liceo. Ma la scuola esige studio e concentrazione. Vorrei sapere che cosa diremmo di un atleta che si presenta a una gara senza allenamento. La scuola è lo stesso, pretende allenamento quotidiano della mente. E qui è difficile darle torto. No? Il punto è che sono un po' dichiarazioni generali, perché che cosa vuol dire studiare, che cosa significa studiare e quante ore di studio sono necessarie. Questa è una cosa che non si può fare, non si può decidere sicuramente a tavolino attraverso una legge, ma va sperimentato da ciascuno di noi personalmente. Allora, l'Ocse dice benedice i compiti nella misura in cui dovrebbero servire a promuovere l'autonomia dei ragazzi, la loro capacità di organizzare il tempo e mettere a punto un metodo di studio individuale. E purtroppo però i genitori tendono a sostituirsi ai figli ed è una cosa che insomma, vediamo abbastanza spesso. Qualche mese fa ha suscitato scalpore una ricerca inglese da cui risultava che 2 genitori su 3 aiutano i figli nei compiti, mentre in un caso su 6 addirittura li fanno al posto loro. Meno male che la ricerca era inglese, perché sennò sembra che la maggior parte dei problemi della scuola italiana siano i genitori e WhatsApp. E poi le chat di WhatsApp sui genitori sono veramente, a quanto pare, il problema più grosso se andiamo dietro ai titoli dei giornali.
Niente di più sbagliato in realtà, come ha dimostrato una volta per tutte lo studio americano The Broken Compass, la bussola rotta, i genitori che assillano i propri figli non li aiutano a migliorare le proprie performance, al contrario li danneggiano rendendoli più insicuri. Non che si debbano fare da parte, tutt'altro, ma quello che conta semmai è comunicare ai propri figli l'importanza dello studio e della scuola. E va bene, poi adesso passiamo a un altro articolo che riguarda invece Facebook, la piattaforma tra l'altro che ci sta mettendo in contatto. Anche qui sulle pagine dei giornali, ieri e oggi c'è la notizia di Paliapitiya, giusto che l'ho detto 3 volte ma non riesco mai a dirlo, che è un ex manager che ha fatto una lezione, un incontro, un seminario, non so bene, alla Stanford University, nella quale ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno fatto ovviamente immediatamente il giro della rete. Che cosa ha dichiarato? Ci sono alcune cose varie, noi lo prendiamo dal sito dell'ANSA, questo articolo, e lui dice: Facebook sta distruggendo la società. L'ultima accusa al social network, dopo gli attacchi dell'ex presidente Sean Parker e dell'investitore Roger McNamee, arriva da Chamath Palihapitiya, entrato nel 2007 nell'azienda di Mark Zuckerberg e diventato vicepresidente per la crescita degli utenti. L'ex manager, intervenendo alla Graduate School of Business di Stanford, ha detto di provare un tremendo senso di colpa per la compagnia che ha contribuito a creare. Dice: penso che abbiamo creato strumenti che stanno facendo a pezzi il tessuto sociale e di come funziona la società. Ha puntato il dito non solo contro Facebook, ma contro tutti i social. I cicli di feedback a breve termine che abbiamo creato, guidati dalla dopamina, stanno distruggendo il modo in cui la società funziona, ha dichiarato, riferendosi al sistema di interazioni online basato su cuori, like e pollici all'insù. Non c'è nessun discorso civile, nessuna cooperazione, ma disinformazione e menzogna. E non è un problema americano, ha concluso, ma un problema globale. Le parole di Paliapitiya arrivano dopo quelle di Sean Parker, secondo cui i social media approfittano della vulnerabilità della psicologia umana con un meccanismo che crea dipendenza come una droga, e arrivano anche dopo quelle di Roger McNamee, tra i primi investitori di Facebook, che ha imputato ai social di alterare le menti della gente a colpi di disinformazione. Va bene, magari mi dite la vostra opinione nei commenti. Io lascio qui queste dichiarazioni perché sono anche queste abbastanza generiche, sulle quali mi sembra difficile fare una discussione, no? Cioè, il ruolo di Facebook, come tutti gli strumenti sui social media, può essere positivo o negativo, sicuramente non è chiudendoli o standone lontano che risolveremo il problema. Allora, ieri e in altre occasioni abbiamo parlato delle tasse universitarie, di quanto costa l'università. Oggi vi propongo una notizia che riguarda l'università americana. E 4 università americane hanno deciso di abbattere l'enorme debito degli studenti. Ora, negli Stati Uniti i prestiti universitari sono una vera e propria piaga sociale. Vediamo perché. Negli USA le rette degli atenei più prestigiosi superano anche i $50.000 l'anno e il numero delle famiglie che si indebitano è cresciuto vertiginosamente. La Brown University, uno dei college della prestigiosa Ivy League americana, ha trovato il modo per azzerare il pesante debito che poggia sulle spalle dei suoi studenti. In che modo? Con una raccolta fondi, alla quale hanno aderito oltre 2.000 persone che hanno donato 30 milioni di dollari, quindi direi che hanno aderito delle persone con veramente molti soldi, se in 2.000 hanno donato 30 milioni di dollari. A questi, ha fatto sapere l'Ateneo, ne aggiungeranno altri di milioni finanziati, se ne aggiungeranno altri di milioni finanziati dalla stessa Brown University per raggiungere il tetto di 90 milioni, gran parte dei quali saranno destinati a borse di studio. Ciò vuol dire, insomma, che le tasse restano alte, ma oggi è possibile accedere ai cosiddetti aiuti finanziari che permettono di abbassarne la soglia o di azzerarla del tutto. Il risultato è che l'anno prossimo gli studenti dell'università non pagheranno un centesimo, non tutti ovviamente, a patto di impegnarsi per ottenere la borsa di studio. È considerato il prestigio dell'università, il costo del corso di laurea in un'università di un alto livello come la Brown, che costa $250.000 l'anno, sarà difficile trovare studenti demotivati. Ma quanto costano e che cosa fanno le più grandi università americane? L'Ateneo non è il primo ad aver attivato politiche antidebito. Prima della Brown erano stati Harvard, Yale e Princeton ad andare incontro agli studenti, tenendo anche conto del reddito familiare.
Quindi ad Harvard, con il nuovo sistema, le famiglie dal reddito annuo inferiore a 60.000 dollari potranno far studiare i loro figli a costo zero, mentre quelle con un reddito compreso tra i 120 e i 180.000 dollari pagheranno circa un 10% dei guadagni. La stessa cosa più o meno è a Yale, perché il nuovo sistema di calcolo delle rette è basato sul reddito familiare, sul numero dei figli e sul patrimonio ovviamente familiare. Anche in questo caso, sotto i 60.000 dollari di reddito, gli studenti vengono esentati dal pagamento. Studiare a Princeton costa circa 50.000 dollari l'anno, di cui 33.000 rientrano nella voce tasse. Anche qui, da qualche anno, però, le famiglie con un reddito inferiore a 53.000 dollari ricevono aiuti. Però d'altra parte, che cosa è cresciuto negli Stati Uniti? È cresciuto l'indebitamento universitario, perché a eccezione fatta per questi atenei, la maggior parte delle università di alto livello ha costi altissimi. Appunto, dal reso drammatico per un giovane americano permettersi una determinata istruzione. Secondo un articolo della stampa che qui è citato, sono almeno 44 milioni di cittadini americani titolari di un prestito per lo studio, cioè un prestito contratto per accedere agli atenei americani, e sono il 13% della popolazione. L'indebitamento complessivo ammonta a 1.400 miliardi di dollari, con un aumento di 833 miliardi negli ultimi 10 anni. L'indebitamento pro capite è intorno ai 35 mila dollari, ovvero il 62% in più rispetto a 10 anni fa, mentre è triplicato il numero di coloro che devono ripagare prestiti per oltre 50 mila dollari. Si tratta in non pochi casi di somme che vincolano il contraente per tutto il resto della vita, tant'è vero che gli prestiti studenteschi sono attualmente il secondo debito più elevato che gli americani contraggono dopo il mutuo sulla casa. Le rilevazioni sono allarmanti perché un numero crescente di millennial, cioè i nati dal 1980, rinunciano sovente a sposarsi, avere figli o semplicemente acquistare una macchina per i pesanti debiti universitari da ripagare. E questo causa pentimenti. Il 36% degli studenti indebitati dice che avrebbero preferito non andare al college. Sempre negli Stati Uniti, in termini di tasse universitarie, la più cara è l'Università della Pennsylvania, con una media di 35.000 dollari l'anno. Passiamo all'ultima notizia della giornata e festeggiamo insieme il ritorno di Astro Paolo, di Paolo Nespoli, che oggi è tornato a casa, come ci racconta Galileo.net, dopo 4 mesi e mezzo nello spazio. Allora, che cosa ha fatto Paolo Nespoli in questa sua terza missione? Dopo 139 giorni nello spazio, Paolo Nespoli è tornato a casa. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea oggi ha intrapreso il viaggio di ritorno dalla stazione internazionale. Nespoli e i colleghi Sergei Riazanski dell'Agenzia Nuova Russa Roscosmos e Randy Sbresnik della NASA, con cui era salpato alla volta della stazione spaziale alla fine di luglio, hanno toccato terra nella steppa del Kazakistan a conclusione di un viaggio di circa 3 ore e mezzo, che come da programma ha visto il distacco della Soyuz dalla stazione spaziale per quelle che per noi erano le 6 e un quarto e l'atterraggio intorno alle 9.38 di mattina. Giusto in tempo per passare il testimone ai membri dell'Expedition 54 in partenza domenica prossima, in quella che è diventata un'attività senza sosta per la stazione spaziale. Una casa laboratorio, un luogo incredibile per fare, per dirla con le parole di Nespoli durante la sua ultima chiamata, cose fuori dal mondo. Perché le condizioni uniche di microgravità che si sperimentano lassù rendono ogni cosa speciale, anche per un veterano dello spazio come l'italiano, alla sua terza missione e ha 60 anni, aggiungo io, se non ricordo male. Certamente mi mancano la famiglia, gli amici, la possibilità di staccare. Quassù siamo in un posto completamente artificiale. I tuoi sensi sono attenuati, alcuni si devono addirittura spegnere perché altrimenti staresti male in un ambiente dove non c'è alto e basso. Si dorme aggrappati al soffitto, mangi, ti volano via le cose. E se pensi a tutto questo potresti dirti di star male, tra virgolette si intende, ma di fatto non mi è mancato nulla. Ha raccontato pochissimi giorni fa, rispondendo alle domande della ministra Fedeli, che lo invitava a raccontare di cosa avesse più sentito la mancanza nello spazio. Ma quando sei qui, il bello è pensare a quello che si ha in più, che non trovi da nessuna parte, una sensazione che spesso e volentieri si dimentica però anche sulla Terra. Lassù che cosa ci sono in più? Ci sono le condizioni di microgravità e una finestra unica per osservare la Terra. Della seconda abbiamo fatto esperienza noi indirettamente passando in rassegna le centinaia di immagini che Nespoli ha ripreso dallo spazio, gli scatti che ritraggono l'Italia, i coloratissimi
lampi coloratissimi dell'aurora che accarezzano il nostro pianeta, le distese degli oceani, dei deserti e delle montagne. Tutto questo dà sensazioni incredibili. Le condizioni di microgravità della casa in orbita hanno invece trasformato la stazione spaziale in un laboratorio unico, con strumentazioni presenti ovunque per condurre esperimenti di fisica, di scienze della vita e di medicina. Solo negli ultimi 6 mesi sono stati eseguiti qualcosa come 300 esperimenti, una dozzina dei quali dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quelli della missione Vita con cui Nespoli è tornato dopo le missioni Esperia e Magistra nello spazio. E quindi niente, aspettiamo di vedere e di parlare di nuovo con Nespoli. E questa è l'ultima giornata, l'ultima notizia della giornata. Io vi saluto e ci sentiamo domani mattina.